Mi dispiace perdere così. Ma più arrabbiato per il gol subito al 95esimo con una difesa evidentemente distratta o per la partita oggettivamente non all'altezza che oggi la Salernitana ha offerto? Beh, diciamo che sono arrabbiato innanzitutto per la sconfitta, perché pur non avendo fatto una grande gara, però non meritavamo di perdere. Pareggio a quel punto era il giusto risultato di quello che è stato spesso il campo, anche se loro hanno avuto una superiorità territoriale magari sotto il profilo del palleggio, del possesso palla. Questa squadra ha speso molto, due partite con Benevento e Lecce, abbiamo speso tanto sia a livello nervoso sia a livello fisico e abbiamo avuto anche sfortuna che ci sono stati due cambi, uno Khalil che si è fatto male, quindi è stato un cambio obbligato, l'altro stavo facendo un altro tipo di sostituzione, stavo inserendo Franco e invece mi ha chiesto il cambio Colombo, e c'era anche Lanzaro che non era in perfettissime condizioni durante la gara, ha accusato un dolore, quindi a fare il terzo cambio non lo potevo fare perché non sapevo chi poteva saltare gli ultimi minuti di partita, quindi ho aspettato fino all'ultimo per vedere quello che poteva succedere per non correre il rischio di rimanere in 10. Quindi un po' l'una, un po' l'altra, sull'ultimo calcio d'angolo siamo andati a saltare per cercare di questa palla vincente, perché è nel nostro spirito provarci sempre fino alla fine, è chiaro che non pensavamo di poter subire un gol al 94esimo passato da qualche secondo. Però non dobbiamo fare drammi, dobbiamo continuare a lavorare con entusiasmo. Abbiamo perso qualche giocatore per infortunio, vediamo in settimana quelli che possono essere irrecuperabili e quelli che possono essere abili per la partita di Catanzaro. Mister, lei ha detto che questa squadra ha speso tanto, l'ha ribadito anche Pestrin, sono mancate delle energie psicofisiche dopo due risultati importanti. E in quest'ottica la scelta di mandare in campo Khalil, che aveva accusato dei problemi in settimana, alla fin fine da cosa è dipesa, visto che poi l'ha costretta a bruciarsi in cambio all'intervallo? Sì, sì, da cosa è dipeso. Abbiamo provato Khalil sia ieri sia oggi, il giocatore stava bene e quindi diventa sempre difficile, no, prevedere che poi si possa far male. Infatti insomma il primo tempo, fino alla fine del primo tempo stava bene, poi dopo ha accusato questo dolore nel finale del primo tempo, quindi sono stato costretto a sostituirlo. Adesso chiaramente con il senno del poi avrei potuto fare un altro tipo di scelta, ma pensavo che Khalil insomma potesse trovare qualche palla buona per sbloccare questo risultato e poi magari nel secondo tempo fare un altro tipo di scelta. L'impressione